Salute, oggi è domenica 8 marzo 2020, piena emergenza coronavirus, sono state appena rese note le ultime direttive che praticamente bloccano un bel po' del nord Italia. Io sono in Toscana, non sono proprio nella zona con più grosse restrizioni, ma già anche qui ce ne sono tante. E comunque siamo qui a fare un tutorial. Niente, io metto in sovraimpressione il minuto in cui effettivamente il tutorial inizia e a voi del futuro che vedrete questo video in un periodo in cui questa emergenza è finita, vi invito ad andare direttamente a quel minuto. A noi del presente cosa posso dire? Io nel mio piccolissimo, perché ovviamente i miei video hanno delle visualizzazioni molto ridotte, pochissima gente le guarda, ho pochissimi iscritti, però niente, mi sento in dovere, mi sembra giusto dire la mia, farvi coraggio, facciamoci tutti insieme coraggio e seguiamo le disposizioni davvero, perché non è uno scherzo questo, non è una bomba nucleare che ci è scoppiata accanto, non è la peste. Però insomma problemi ne possono venire tanti, pensiamo a chi è più debole, a tutti coloro che l'infezione sarebbe veramente da evitare, noi magari che siamo sani, io sono sano, però pensiamoci e insomma occhio, se facciamo tutti la nostra parte, boh, le cose presto miglioreranno. Niente, io, visto e considerato che ci sono scuole chiuse, posti, magari lavori in cui sono state date ferie, permessi, gente a casa, vabbè, vi do qualcosa da fare. Tutorial su il suonatore Jones di Fabrizio De André. Proviamo a pensare a questo. Quindi questa bellissima canzone di Fabrizio, se spero la conoscete, se non la conoscete andatela ad ascoltare, anzi andate anche ad ascoltare la mia cover, come dico sempre, i miei più che tutorial sono consigli su come arrivare a suonare la cover così come l'ho presentata. Io non sono assolutamente un insegnante di chitarra, non mi professo tale, mai fatto, e vi lascerò in descrizione il link per vedere se volete, insomma, andare a vedere la mia cover, così se vi piace potete continuare con la visualizzazione, se non vi piace non continuate. Ecco, in descrizione vi metterò anche un link per scaricare il testo con gli accordi, sempre che si rifanno a questa mia versione, che è comunque la tonalità originale, e vi metterò anche il link per scaricare una tablatura che con grande sforzo sono riuscito a. Io non sono tanto amante di queste cose, comunque sono riuscito a scrivere qualcosa. E quindi ci darà una mano adesso a fare questo, chiamiamolo tutorial, e quindi lo potete anche scaricare questo foglio, stamparlo, insomma guardarlo dove volete e seguirlo. Ok, quindi dicevo, conoscendo questa canzone, avrete visto che ci sono varie sezioni. C'è una prima introduzione in una tonalità di La minore, poi c'è la canzone vera e propria, cantata, e c'è un pezzo anche strumentale per il quale, come vedrete dalla mia cover, ho elaborato un arrangiamento per chitarra. Poi c'è un tema dove c'è un vocalizzo molto bello, bellissimo, completamente diverso, tonalità e melodia completamente diversa rispetto a. È un'altra canzone, in effetti. E poi si conclude con l'introduzione, praticamente la stessa introduzione, però fatta in un'altra tonalità, si passa a una tonalità diversa. Quindi, insomma, ragazzi, c'è tanta ciccia. Io per questa canzone mi è stato richiesto varie volte di fare il tutorial, non mi aveva mai dato il coraggio di farlo, perché insomma c'è da darsi da fare. Però
Proviamo a iniziare, vediamo dove arriveremo. Certamente in questo video non farò tutto perché verrebbe un video di 5 ore, credo. Quindi spererei di poter fare l'introduzione, quella in La minore, la canzone, magari si vede anche gli accordi e un possibile arpeggio per suonarla e cantarla, insomma, più o meno come ho fatto io nella mia cover, e proviamo a vedere se ci riesce a fare anche questo pezzo strumentale. Dico proviamo perché poi se vedo che il video va troppo per le lunghe, magari lo divido in due e magari lo faccio uscire un pochino dopo quello col pezzo strumentale. Ovvio, bando alle ciance, quindi si inizia. E, introduzione, quindi pezzo in La minore che fa più o meno così. Allora, vediamo un po', se vedete la tablatura, niente, sono segnati anche sotto ci sono anche segnati gli accordi, se si canticchiasse sarebbe... Fin qui siamo sul La minore, qui sarebbe un Mi settima maggiore. Se torniamo alla minore, poi c'è un Mi minore e poi un Si settima. E un Mi settima. Ok, chiedo conferma a sto coso. Sì, sono questi gli accordi più o meno. Bene, vediamo un po' come fa. Allora, all'inizio bisogna pizzicare la quinta e la prima corda sull'accordo posizione normale della minore, quindi saranno quinta e la prima corda sono a vuoto. E poi la terza. Ok? Tipo così. Ovviamente la terza sarà sul secondo tasto, comunque posizione della minore è abbastanza facile questa. Poi prima, sempre a vuoto, poi buttiamo giù, senza smontare tutta la posizione della minore, buttiamo giù l'indice e andiamo a premere il primo tasto della prima corda. Ok? Siamo fin qui. Poi rifacciamo di nuovo quinta e prima a vuoto. Poi sulla seconda corda mettiamo il mignolo sul terzo tasto e lo suoniamo due volte. Poi alziamo il mignolo e suoniamo quindi, come previsto dalla posizione della minore, il primo tasto. Proviamo di nuovo questo pezzo. Ok? Faccio di nuovo. Poi a questo punto si va sull'accordo di Mi settima e si può anche proprio metterlo. Allora, Mi settima, questo sarebbe il Mi maggiore normale. Il Mi settima si fa alzando l'anulare, questo è già un Mi settima. E in più si può anche mettere il mignolo qui sul terzo tasto. Proviamo a fare già questa posizione qui. E si suona. Quindi col mignolo qui sul terzo tasto, la sesta corda a vuoto e la seconda. Quindi sesta e seconda e poi la seconda volte. Andiamo fin qui. Poi suoniamo la prima corda a vuoto. E di nuovo sesta e seconda. Io sto seguendo pari pari la
mia tablatura. Praticamente rispetto alla tablatura vi sto un po' dicendo le dita come metterle, che lì non è indicato. Ok? Si può anche rivedere fin qui. Poi di nuovo siamo quindi alla terza battuta, torniamo alla minore e facciamo di nuovo un po' come all'inizio, quindi la quinta e la prima a vuoto e la terza corda, quindi la terza corda sarà qui sul secondo tasto, poi prima. Qui è abbastanza importante fare questa cosa. Quindi la prima a vuoto. Poi andiamo con. È importante andare con questo dito qui, eh. Datemi retta perché se no ci si intrecciano le dita. Si va con il medio sul secondo tasto della prima corda, ok? E poi mettiamo un barré che praticamente prende dalla quinta corda alla prima. Ok? Cioè, no, non sarebbe neanche necessario il barré, basterebbe anche fare così. Quindi si suona quinta corda sul secondo tasto e prima corda sul terzo. Perché dico barré? Perché poi dopo questo dito va alzato e va suonata qui sul secondo tasto, quindi facendo questo movimento qui. Ok? Riuscite a seguire qui sulla tablatura? Quindi quinta e prima vuoto. Terza corda, poi si può proprio lasciare l'accordo che avevamo prima. Prima vuoto, col medio seconda su prima corda, spostiamo il dito sulla terza e contestualmente mettiamo sto barré qui. E suoniamo quinta e prima, poi alziamo questo dito. Quindi quinta e prima che sarà premuta qui sulla terza corda. Poi alziamo il dito e si suona sulla seconda corda, sulla prima corda il secondo tasto, due volte. E poi sulla seconda corda il quinto. Dico bene? Un po' largo, ma insomma ci si dovrebbe poter arrivare. Sarebbe anche così. Potreste anche fare così, nel senso questa ultima nota che è un Mi praticamente, che io lo suono qui sulla seconda corda, quinto tasto. Potreste anche invece fare questa cosa che effettivamente bisogna un po' allargare la di. Insomma, questa cosa qui bisogna farla un po' largo e chi magari ha le dita un po' corte non ci arriva. Potreste suonare la prima corda a vuoto. Cosa succede però? Provate un po' a sentire. Praticamente dal momento che fate così. Alzate, si ferma questa nota qui. Va bene lo stesso, però se riuscite a prendere qui questa nota non si ferma. Scusa. Sentite, sta suonando ancora. Scelta vostra. Poi cosa bisogna fare? Lasciando sempre sto barré, che quindi vedi, se alzate poi dopo lo ridovete buttare giù, perché
Quindi io vi consiglio di fare come è scritto qui sulla tablatura. Insomma, allenatevi a far sta. Ok? Successivamente sull'accordo del Si settima, che qui c'ho un errore, ma insomma sulla vostra cofia sarà corretto, bisogna suonare secondo tasto della quinta e della prima corda. Poi si mette questo dito qui sul terzo tasto, poi sul quinto, poi sul terzo e poi sul secondo. Vediamo questo Si settima. Come tempo sarebbe così. Ok? Puoi fare un Mi settima, anche un po' sgranato così, più che proprio tutto insieme. Allora, io provo a rifarla un po' lentamente. Ok? Diciamo di essere arrivati in fondo all'introduzione. Ok, a questo punto un modo per accompagnare quale potrebbe essere un arpeggio di 6 ottavi dovrebbe essere il ritmo. Quelli che si possono, 6 ottavi sarebbe il ritmo e si può contare con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In un vortice di polvere, 2, 3, questa è roba lì. Quindi ci sono vari modi per fare un arpeggio che cada bene su 6 ottavi. Uno può essere questo, oppure anche un po' più di suoni era il mio cuore, e allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Ok, sarebbe questo. E allora dicevo, sì, ora non mi ricordo bene che ritmo ho fatto nella mia cover. Un ritmo può essere questo, è abbastanza semplice. Diciamo di far questo. Quindi, per esempio, sull'accordo di La minore io non faccio altro che pizzicare la quinta, la terza, la seconda e poi di nuovo alla quinta, terza, seconda, quinta, terza, seconda. Molto semplice questo arpeggio. E gli accordi li vedrete anche sul testo che avrete scaricato. Ecco, magari vi volevo far vedere dove c'è quei passaggi sui bassi. Come vedete, no, ci sono degli accordi dove è segnato l'accordo è un barra e un'altra nota. Come probabilmente saprete, quella notazione lì cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto allo standard, a quell'accordo lì viene cambiata la nota bassa. Cioè, per esempio, c'è sul dopo siccità, vedrete no, che c'è un accordo di Re minore, che conviene farlo così. Allora, l'accordo di Re minore standard prevede il basso sulla quinta corda, che è un Re. Quindi in questo caso sarebbe questa cosa qui. Dove è scritto Re minore
DM sarebbe re minore, io spero conosciate la notazione anglosassone, se no siamo un po' nelle difficoltà. Boh, magari vi scriverò da qualche parte com'è la traduzione, ma insomma la trovate, dai. Trovate come, a cosa corrisponde DM? DM corrisponde a re minore. Allora, quello che è scritto DM barra C vorrebbe dire che al basso, invece di averci un re, ha un do, perché C vuol dire do. Quindi l'accordo diventa così, da questo diventa questo. Quindi vediamo per esempio, quando dice allora, in un vortice di polvere gli altri vedevan siccità. Un sistema per passare dal re minore al re minore basso do. Vedevan siccità, a me ricordava. Oh, per esempio, questo accordo E7 barra B vorrebbe dire che l'accordo di Mi minore settima suonato col basso Si. Allora, quando siamo in questo passaggio, io lo faccio così. Allora, gli altri vedevan siccità. Quindi avete visto dal re minore. Allora, il re minore, scusate, torno al re minore un secondo per dirvi questa cosa qui. Conviene quando c'è un passaggio tipo questo, invece che farlo con questa diteggiatura, quindi con le prime tre dita, sostituire l'anulare con il mignolo, ok? Questa cosa qui cosa fa? Vi fa avanzare l'anulare, stranamente, e vi dà la possibilità di metterlo qui. Quindi, se fate il Mi minore così, che è la posizione normalissima del Mi minore, quindi ci sarà l'indice sul prima corda, primo tasto, e questo che sarà il medio, scusate, sulla terza corda, secondo tasto, di solito non viene messo poi l'anulare sulla seconda corda, terzo tasto. Ecco, sostituiamo l'anulare, via, ci mettiamo il mignolo in questa seconda corda, terzo tasto. Questa cosa ci dà modo di fare molto velocemente questo passaggio. Quindi andiamo a mettere l'anulare sulla quinta corda, terzo tasto, e quindi pizzicheremo la quinta, la terza e la seconda, giusto? Sul re minore di solito mi pizzichiamo la quarta, la terza e la seconda, buttiamo giusto dito e diventa quinta, terza, seconda. Allora, quindi lasciando fermo questo dito qui, e questo dito qui lo lasciamo fermo, ma semplicemente perché non lo pizzichiamo, no? Nell'accordo successivo di E7 barra B, cosa facciamo? Alziamo l'anulare e ci mettiamo e mettiamo il medio, lo togliamo da questa posizione qui e lo posizioniamo sul secondo tasto, quinta corda, e andiamo a pizzicare la quinta, la terza e la seconda, ok? E qui restiamo, ok? Vediamo quanto. Quindi in un vortice di polvere gli altri vedevan siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni. Ok, allora, noi siamo rimasti da a me ricordava, questo accordo come vi dicevo, quindi praticamente pizzichiamo la quinta, la terza e la seconda corda, quindi quello che ci interesserà sarà questo dito qui e questo dito qui. Quindi fino a me ricordava la gonna di Jenny in un. Quando si dice ballo, lasciando fermo tutto il resto, io cosa faccio? L'anulare lo vado a mettere sulla sesta corda, terzo tasto. In un ballo di tanti anni, ok? Quindi questo è un passaggio
Poi potete fare anche gli accordi normali senza stare a fare questi bassi, no? Però insomma, si ritorna lì, se vogliamo fare quella versione c'è questo passaggio, cioè ci avevo elaborato questo passaggio di bassi, secondo me ci potevano stare bene e se lo volete fare ve lo sto spiegando. Riparto da capo, quindi. In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità, a me ricordava Donna di Jenny in un ballo di tanti anni. Allora su Fa si va a un Do, normalissimo, Fa e poi Mi settima. Ok? A me ricordava la donna di Jenny in un ballo di tanti anni. Do, Mi. E poi ritorna alla minore, sentivo la mia terra vibrare di... A questo punto fa diverso, va sul Do, suoni e ra, fa, mio cuore, di nuovo Do. Poi si va a un Mi minore, e allora perché colti? Questo sarebbe un Si settima, quindi dal Mi minore. È così. Re settima Si settima, scusate. Bisognerebbe mettere per farlo completo anche il mignolo su questo sulla prima corda, ma si può lasciar perdere perché la prima corda non la suoneremo nell'arpeggio. Questo è il Mi minore e questo è il Si settima. Quindi va messo il medio secondo tasto quinta corda. Indice, primo tasto, quarta corda e anulare, secondo tasto, terza corda. Quindi questo dito qui fra Mi minore e Si settima si può lasciare fermo, intendo il medio. Se pizzicare la prima, la quarta e la terza, o la prima, la terza e la seconda, decidete voi, insomma, non è che cambi tanto. L'importante è mettere le dita in questa maniera. Quindi qui diceva, allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Ok, finisce con un Mi settima. Io se volete ve lo la faccio risentire tutta da capo. In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità, a me ricordava la donna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Ok, poi vabbè, questa viene ripetuta un'altra volta e poi partirebbe la parte strumentale che poi rifà questo quello che abbiamo appena fatto e io lo facevo così. Bene, scusate una piccola interruzione, ma riprendo, fiducioso di arrivare fino in fondo. E quindi andiamo a vedere nel dettaglio questa parte strumentale. Io ho qui davanti la tablatura e ci sono segnati gli accordi, ci sono anche sulla parte superiore della tablatura vedrete dei numerini, uno è proprio all'inizio, prima del 6 ottavi, insomma in alto a sinistra, e c'è scritto 1. Poi
C'è scritto 2, 3, 4, 5, sono i numeri di battuta e ci danno un po' un riferimento per capire dove siamo. E noi proviamo a dire da dove partiamo. Partiamo dalla battuta numero 1, che andiamo a far vedere adesso. Quindi siamo sulla tonalità di La minore, mettiamo quindi un accordo di La minore, ci sarà abbastanza utile, e andiamo a fare questa cosa. Questa è la battuta numero 1, giusto? Basta seguire lì, comunque è abbastanza semplice, in quanto dobbiamo pizzicare all'inizio la quinta e la prima corda, poi la terza, scusate, e poi la seconda mettendo il mignolo qui sul terzo tasto. Ok? Ecco, non lasciate il mignolo qui. Cioè, perché uno potrebbe anche far così, no? Però è più bellino se si alza, perché sennò questa nota poi una volta suonata rimane lunga e non mi sembra ci stia bene. È più bellino l'effetto così. Ok, mi sono un po' anticipato sulla seconda, che rimaniamo come vedete sull'accordo di La minore e facciamo all'inizio come abbiamo fatto sulla prima battuta, quindi quinta e prima contemporaneamente, seguita subito dopo dalla terza. Poi andiamo sulla prima corda sollevando l'indice e facciamo quindi la seconda corda a vuoto, poi ributtiamo sull'indice, quindi primo tasto sempre della seconda corda e terzo tasto ancora della seconda corda e poi prima corda a vuoto. Ok, quindi se colleghiamo insieme le prime due battute, ok, fin qui è abbastanza semplice. Poi vedete, nella battuta numero 2 ci si complica un pochino la vita perché abbiamo due accordi, Re minore e La settima. Ora vedo che qui sulla tablatura ho anche messo un piccolo errore. Comunque adesso ve lo dico, magari non sto neanche a correggerlo perché non è un errore gravissimo, ma ve lo spiego. Ok, quindi mettiamo l'accordo di Re minore e facciamo la quarta e la prima corda contemporaneamente, poi la terza e poi andiamo a fare sulla prima corda terzo tasto per poi mettere, siamo già sull'accordo di La 7, ok? E quindi facciamo quinta, quindi mettiamo l'accordo di la settima, e qui infatti l'errore. Perché la settima sarebbe con cioè la maggiore normale è questo qui, la maggiore settima è con questo dito alzato, quindi rimane la terza corda a vuoto, mentre invece visto la tablatura è segnato di premere. Non è che sia una cosa gravissima, ma comunque facciamola così con la terza corda a vuoto. E quindi pizzichiamo la quinta e la prima contemporaneamente e poi la terza a vuoto e poi prima corda sul primo tasto. Viene fuori una cosa tipo questa qui. Ok, poi quando siamo sulla battuta numero 4 ritorna il Re minore e mettiamo quindi la posizione del Re minore e facciamo la 4, la corda 4 a vuoto e la 2 sul terzo tasto, giusto? E poi la terza corda, qui. Poi risuoniamo di nuovo la seconda corda sul terzo tasto e andiamo a mettere un po' come avevamo fatto quando si cantava, no? Questo basso, quindi conviene il Re minore, come vi dicevo prima, prenderlo con il mignolo qui e non così, perché poi sennò quando si deve andare a mettere questo dito qui sì, si può mettere anche il mignolo, ma insomma ci si avvolge un po'. Io vi consiglio di fare così. Quindi nella seconda parte della quarta battuta bisogna andare a mettere sto anulare qui sulla quarta corda terzo tasto, detto bene, poi si va a pizzicare fermo restando le dita sull'accordo di Re minore. Abbiamo cambiato solo questo dito qui, poi
quindi la terza corda e poi la seconda. Quindi rivediamo tutta questa quarta battuta che sarebbe così. Ok? Allora, rifacciamo da capo queste prime quattro battute, così si sente fino a dove siamo arrivati. Arrivati fin qui. Bisogna quindi rifare un po' come avevamo fatto prima nel cantato. Riguardiamo un attimino come si finisce. Ecco, noi siamo arrivati a fine della battuta 4 con questa posizione, no? Eravamo partiti dal re minore e abbiamo messo sto dito qua, ok? E abbiamo pizzicato queste corde. A questo punto alziamo questo dito e spostiamo il medio dalla terza corda, la mettiamo qui sulla quinta. La quinta battuta, partiamo da questa posizione come vi spiegavo, pizzicando la quinta corda e la seconda contemporaneamente. Poi con l'indice andiamo a premere la prima corda sul primo tasto, alziamo l'indice e pizzichiamo ancora la prima corda, questa volta a vuoto, poi di nuovo quinta e seconda corda contemporaneamente, la terza a vuoto e la seconda. Quindi sarà così questa quinta battuta. Abbiamo una buona notizia sulla sesta battuta perché è uguale identica alla quinta, non fa altro che ripetere la stessa identica cosa. Quindi quinta e sesta sono così. Ok, alla settima si va nell'accordo di Sol, però noi fattivamente dobbiamo solo mettere l'anulare sulla sesta corda, terzo tasto e lasciare queste due dita come erano prima e andiamo a premere sesta corda e seconda contemporaneamente. A questo punto saranno tutte e due premute sul terzo tasto e facciamo un po' come prima la stessa cosa con l'indice sulla prima corda, quindi buttiamo giù l'indice a premere il primo tasto, alziamo l'indice e suoniamo la prima corda, poi di nuovo sesta e seconda insieme. A questo punto mettiamo l'indice qui sul primo tasto della seconda corda, alziamo il mignolo e suoniamo la seconda corda, poi ributtiamo giù il mignolo e suoniamo di nuovo la seconda corda. Quindi questa settima battuta sarà così. Ok? Proviamo a rivedere anche la sesta e la settima insieme, tanto la quinta è uguale alla sesta. Ok? Poi l'ottava battuta abbiamo un accordo di Do e possiamo mettere l'accordo di Do normale, se non sbaglio, certo, e suoniamo la quinta corda, quindi premuta sul terzo tasto e la prima a vuoto, la terza che sarà a vuoto, la seconda corda premuta sul primo tasto, ok, questo è il Do. Poi si va, e questa si è fatta mezza battuta, la seconda metà della battuta, anche qui ci sono due accordi che cambiano nella stessa battuta, mettiamo un Mi e facciamo sesta e prima contemporaneamente tutte e due a vuoto, poi terza corda e seconda a vuoto. Ok? Ok, questo qui sancisce un po' la metà di questa parte strumentale, arrivati all'ottava. Sì, direi proprio di sì. E quindi direi di risentire un po' tutto da capo come suona. Thank you.
sono andato fluidissimo, perché poi a me riesce molto meglio suonare senza leggere la tablatura, ma andando a memoria. È che poi magari nell'andare a memoria faccio qualcosina di diverso e volevo vedere di rifare esattamente come è segnato lì. Ok, diciamo passabile comunque per quello che era il nostro scopo, cioè quello di far risentire come faceva fino a questo punto. Quindi andiamo a rivedere dalla battuta numero 9, che rifà un po' quello che abbiamo fatto all'inizio, anzi direi proprio che la battuta numero 9 è uguale identica alla battuta numero 1. Ok, e quindi non ci perdo troppo tempo perché è uguale alla battuta numero 1. La battuta numero 10 rifà, diciamo sì, anche la battuta numero 10 vi annuncio con mio grande gaudio, che è uguale alla battuta numero 2. Quindi diciamo battuta numero 9, battuta numero 10, uguale alla numero 1 e la numero 2. Molto bene, non ci perde altro tempo. Quando però andiamo alla numero 11, cambia, come vedete, da 3, che sarebbe stata battuta dopo la numero 2 all'inizio, ci avevamo quella cosa re minore e la settima, invece vi abbiamo do, fa. Oh, e qui andiamo su una posizione un pochino più diversa, non bisogna mettere un do normale, ma possiamo mettere queste due dita, quindi l'indice sulla quinta corda, terzo tasto, e il, cos'è questo, la medio, scusate, sulla prima corda, terzo tasto, che vanno tutte e due premute quindi contemporaneamente, quinta e prima. Poi c'è la terza a vuoto, di nuovo la prima. Ok, a questo punto, questo è abbastanza semplice, questo do, è già fatto. Per far questo fa, non possiamo mettere il basso, questo qua, perché ci vorrebbe un... cioè, boh, non ho trovato sistema. Quindi andiamo a prendere un fa un pochino più alto. E quindi cosa facciamo? Lasciando ferma questo dito qui, mettiamo l'indice sulla quarta corda, terzo tasto, se non dico male. E lasciamo fermo questo, però andiamo col mignolo a prendere la prima corda qua sul quinto tasto, ok? E suoniamo la quarta, ok? E la prima contemporaneamente. Oh, ora qui c'è una cosa da dire, che per fare quello che è scritto sulla tablatura bisognerebbe fare così. E bisognerebbe, oltre ad avere queste dita, si potrebbe fare anche una sorta di doppio barré, anche così. Però siccome per fare, perché come si fa se no a prendere questo tasto vivo così? O così, insomma, è un po' difficoltoso via prendere questa nota qui. Allora, io vi dico molto onestamente come faccio. Praticamente questa cosa è segnata, vista sulla tablatura, di suonare sulla terza corda il quinto tasto, semplicemente non lo faccio. E vi faccio sentire quindi cosa faccio. Ritorniamo a come avevamo messo il do, no? Ok, questo era il do. Quindi mettiamo il fa. Ecco, insomma, è molto semplice non suonare quella nota lì, basta trattenersi un pochino di più qui. Se no l'alternativa davvero sarebbe quella di fare tipo così forse. Sì, si potrebbe anche fare. Ok? Vedete voi. Io mi rendo conto che quando suono in velocità e scioltezza semplicemente non la suono quella nota, quindi faccio una cosa tipo così. Ok, chiarito questo punto, andiamo alla battuta numero 12, dove mettiamo un do. Questo do si può fare anche in altri modi, comunque io vi l'ho segnato così e così ve lo faccio vedere. Quindi accordo normalissimo di do e quinta e prima corda contemporaneamente, seguita dalla terza, dalla seconda, e poi di nuovo quinta
prima contemporaneamente, seguita questa volta dalla prima e dalla terza. Praticamente si rovesciano l'ordine di terza seconda e poi diventa seconda terza. Ok? Non cambierebbe tanto a fare invertire l'ordine di terza seconda o farlo tutte e due le volte uguale o tutte e due le volte rovesciato. Ok, quindi siamo arrivati fino alla 12 e boh, andiamo avanti, dai, sennò qui diventa troppo lungo, il ripasso lo faremo dopo. A questo punto c'è il Mi minore. Interessante questa cosa perché il Mi minore ha la bellezza di avere il basso è la sesta corda a vuoto e poi un sacco di corde a vuoto, quindi non è molto impegnativo. Quindi anche proprio senza mettere nessun dito altrove possiamo pizzicare la sesta corda a vuoto contemporaneamente alla prima sul terzo tasto e forse sì, conviene andarci col medio. Basta fare questa cosa qui, ok? Quindi all'inizio sesta e prima premuta sul terzo tasto, poi prima premuta sul secondo, prima vuoto e poi la stessa cosa un'altra volta. Quindi sarà così. Ok, allora vediamo la battuta numero 14 che bisogna mettere un accordo di si settima, penso che lo conosciate, comunque questa forma, diciamo, no? Perché poi si settima si dovrebbe fare anche così, boh. Comunque questa è una forma senza barré, un po' derivata dalla forma di Do, e in cui si mette, allora, diciamoli tutti, indice sulla quarta corda primo tasto, medio va sulla quinta corda secondo tasto, e l'anulare va sulla terza corda secondo tasto e mignolo sulla prima corda secondo tasto e si suona quinta e prima contemporaneamente, poi la terza, poi si va a risuonare la prima, però il mignolo bisogna farlo scivolare sul terzo tasto, ok? Questa cosa qui. Poi si rimette in posizione il mignolo come prima e di nuovo quinta e prima insieme, terza e la seconda a vuoto, che nell'accordo è già a vuoto, non bisogna muovere niente. Quindi sarà questa cosa. Forse ho saltato qualcosa. Ok. Questa era la 14, andiamo alla battuta numero 15, siamo quasi in fondo, accidenti, non mi sembra vero. E diciamo qui è un'altra di quelle battute in cui abbiamo due accordi che si susseguono. Mi minore fa come aveva fatto prima, solo che prima era ripetuto due volte, stavolta lo fa una volta sola. Ok? E poi andiamo a rimettere il Mi settima, il Si settima, scusate. E facciamo come la prima parte della battuta 14. O forse non proprio tutta perché non c'è la corda 3. Allora comunque facciamo come è segnato lì, quindi mettiamo la corda di si settima e facciamo quinta corda e prima corda contemporaneamente, poi scivoliamo col mignolo sul terzo tasto della prima corda, quindi e suoniamo la prima corda e poi risuoniamo la prima corda sul secondo tasto. Ok? Quindi sarà così la battuta 15. Ok, poi non abbiamo altro da fare che non mettere un Mi minore. La sesta e la prima contemporaneamente, poi la quarta, poi la terza e poi la seconda. E poi si può fare un ribadircelo questo Mi. Forse anche io la settima, ci ho segnato Mi settima. Ok, nulla, dovrei aver fatto tutto. Diciamo che lentamente potrei provare a rifarlo tutto da capo.
bene, ora io l'ho fatta come lo faccio senza leggere la tablatura, quindi forse qualcosina di diverso ho fatto. Infatti questo è uno schema per aiutare, non è una legge assoluta. L'importante è che ci sia la melodia negli accordi, che gli accordi siano quelli, poi se uno pizza una corda di accompagnamento, di riempimento diversa una volta rispetto a un'altra, non succede nulla, no, non c'è da impararla così didatticamente nota nota. E niente, il video penso sia durato anche troppo, ho fatto compagnia in questo lungo tutorial, suggerimenti, spero che comunque sia utile e spero che tutto possa andare per il meglio. Stiamo tutti a casa, come ci stanno un po' suggerendo i nostri amici governanti, sui telegiornali, tutti insomma stanno un po' suggerendo di stare a casa. Abbiamo compitino per stare a casa in allegria con la nostra chitarra, credo, nel mio piccolo di aver contribuito, ma speriamo davvero. In bocca al lupo a tutti, un abbraccio e al prossimo video tutorial. Ciao!